E adesso andiamo avanti perché? Perché, come sempre dico, detto fatto, è al vostro servizio. Abbiamo ricevuto sul nostro numero WhatsApp tanti messaggi divertenti, tanti messaggi anche importanti, come questo che voglio leggervi adesso. Buongiorno, potete spiegarmi come funzionano i nuovi bonus TV? Ho letto che ce ne sono di diversi tipi, ma non capisco la differenza. Grazie. Richiesta accettata, e per ogni richiesta noi abbiamo il tutor che fa al caso vostro, perché sono tornate a trovarci con grande mio piacere le economiste del cuore di Detto Fatto, Emanuela Donghi e Silvia Sgaravatti, in collegamento con noi. Ragazze, ci siete? Eccole qua. Come state? Allora ragazze, spieghiamo meglio la storia dei bonus TV. Dateci una mano voi a capire come funzionano, quanto valgono, come valgono e come si devono utilizzare al meglio. Parto io, Bianca, se siete d'accordo. Allora, è semplicissimo, noi sai che arriviamo subito al punto per non perdere tempo e spiegare come funziona. Allora, intanto bisogna subito dire che i bonus TV sono due al momento, e tra poco spiegheremo anche di cosa si tratta. Prima dobbiamo fare una premessa, spiegare la motivazione di questi bonus. Probabilmente tutti voi avrete sentito che dal prossimo 15 ottobre, quindi manca veramente poco, ci sarà il passaggio a un nuovo standard di segnale per il digitale terrestre che migliorerà la qualità video e audio. Però cosa succede? Non tutti i televisori sono pronti a supportare questo passaggio, quindi molte famiglie dovranno acquistare un nuovo televisore o un nuovo decoder. Per questo il governo ha pensato di mettere a disposizione dei fondi che possano aiutare ad agevolare questo passaggio per chi ovviamente ha più bisogno. E questa è un'ottima notizia, visto che dal 15 ottobre si cambia, quindi parola chiave cambiamento. Cambiamento, però prima del cambiamento volevo chiedervi, c'è un modo per capire se il nostro vecchio televisore è adatto o meno a ricevere questo nuovo segnale? Allora, Silviano, c'è un modo molto semplice, che è quello di connettersi al canale 100, che è tra l'altro il canale Rai, verificare se compare questa scritta che tra poco dovreste vedere in grafica in sovraimpressione. Se appare questa scritta, allora vuol dire che il vostro televisore sostanzialmente è adatto ai nuovi standard. Se invece dovesse apparire il canale non disponibile, allora non lo è. Però insomma non dovete come si dice, disperare, perché potete approfittare appunto di questi due bonus, il bonus rottamazione TV e il bonus TV Decoder. Scusa, allora, io abbiamo visto la scritta, è possibile, dalla regia chiedo, è possibile, ecco, questa è la scritta test, quella che è sotto in sovraimpressione, io non la vedo perché ho il timer, quindi non la vedo, a casa la vedono, perfetto. Allora ragazze, passiamo al primo bonus, che è il bonus TV Decoder. In cosa consiste? Allora, semplicissimo anche qui, agevolazione di 30 euro, segnatevi questi 30 euro per l'acquisto proprio di nuovi televisori e decoder per la ricezione di programmi televisivi con questi nuovi standard di cui abbiamo parlato. Il bonus viene erogato sotto forma di sconto, praticato dal venditore, sul prezzo del prodotto acquistato. Per ottenere lo sconto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare direttamente nel negozio, dire che vogliamo acquistare un decoder o un televisore usufruendo del bonus, quindi dobbiamo dirlo subito a chi ci vende il prodotto. E lo sconto sarà effettuato appunto dal negoziante, dal rivenditore stesso. Secondo bonus, passiamo al secondo bonus che riguarda sempre il nostro televisore, cioè quello della rottamazione TV. Come funziona? Allora, niente, c'è una grossa differenza rispetto a quanto ha raccontato Manuela poco fa. Si può ottenere uno sconto maggiore sull'acquisto di una nuova TV, uno sconto del 20% fino a un massimo di 100 euro, ma per averlo è necessario rottamare il vecchio apparecchio che deve essere stato acquistato prima del 22 dicembre del 2018. Questo è un bonus che sostanzialmente si rivolge a tutti, non ha limite di ISE, bisogna solo essere residenti in Italia, come dicevamo, rottamare in maniera corretta il televisore che deve essere acquistato prima del 2018 e il, diciamo, tutto questo lo potete trovare. Non deve essere stato acquistato prima del 2018 questo televisore, mi raccomando, eh? E fino a quando si può accedere a questi bonus? Fino a quando è possibile usufruirne?
si può usufruire fino, abbiamo un po' di tempo, fino al dicembre del 2022, quindi il prossimo anno, però attenzione perché poi le risorse potrebbero finire, quindi il consiglio è quello di affrettarsi proprio per questo motivo, però diciamo che poi c'è tutto questo tempo a disposizione per fare queste operazioni. Ragazze, posso dire che come sempre siete chiarissime, esaustive, vi ringrazio per i consigli che date sempre ai nostri telespettatori, ci vediamo una prossima volta e vi voglio qui in studio, grazie. Sempre di più.